Espi, corri. Dove è finita? No, questa la devi vedere. Abbiamo lanciato un veicolo a cazzo nel vuoto. Dimmi, no, oh no, questa Espi è da Oscar. Questa è da Oscar. Salve a tutti, io sono Delon Gamer e bentornati su Scrap Mechanic. Miglior... Chi ha lasciato... regia, chi ha lasciato acceso il telefono che mi incazzo? No, aspetta, questo non è un telefono normale, ma che ma che cavolo ci fa una cabina telefonica qua in mezzo al nulla? Ma porca di quella porca... Mentre iniziamo le riprese, è peraltro una cabina telefonica di dimensioni umane. Siamo nani, possiamo avere le dimensioni più nani che... Buongiorno, salve. Pronto? 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 Pronto, pronto? Sono Delon Gamer, chi è? Sono da Fatta Turchia, sono Espi Jockey. No, ma Espi, dobbiamo cominciare le riprese. Dove cavolo sei? Ho cominciato senza di te. Ho da chiederti un favore, scusa. Prima promettimi di non fare domande al riguardo, ok? Non chiedere dove viene questa cosa. Cos'è successo? Espi, cos'è successo? C'è un piccolo pacco che sto aspettando. Non quel tipo di pacco, non quelli li aspetto ogni sera da te. Vaffanculo. Un pacco impacchettato con la carta. Ok, ok. Mi devi tenere il pacco, mi devi anche dare una mano poi a portarlo su a casa. O a trasportarlo in giro. Espi, abbiamo le riprese. Va bene, dai, dammi 2 minuti e arrivo. Ma porca di quella porca, ciao. Ma grazie, scusa che sono in bagno. In bagno? Vabbè, non faccio domande. Ma porca di quella porca. E io che volevo inaugurare un nuovo episodio di Scrap con questa ultimissima creazione. Vabbè, intanto ve la presento velocemente, poi andiamo a casa di Espi. Ma dimmi te. Allora, questa è la versione aggiornata di una creazione che avevamo già fatto alcuni episodi fa. Se vi ricordate, c'era quella gigantesca ruota che praticamente andava dovunque. Il nostro sedile è praticamente lì al centro, e questa ruota continua a ruotare attorno al suo asse, mantenendoci perfettamente stabili, va letteralmente dovunque. Questa versione è un attimino meno estetica, ma è ancora migliorata nella sua stabilità e nella sua efficienza. Va, ve la faccio vedere intanto che andiamo a casa di Espi. Doveva essere lui a venire, ma porca di quella porca. Ed eccola qui, aspettate, perché è di una sensibilità incredibile, ma come potete già notare è bella veloce. È bella veloce e va praticamente dovunque. Guardate come si scala tranquillamente le varie collinette. Aspetta, platano no. Ok, ed evita anche i platani abbastanza. Vediamo la telecamera un po' più distante. Guardate che spettacolo, guardate che spettacolo. Non si ribalta in nessuna condizione, si raddrizza in automatico. Ma ok, bando alle ciance, datemi un secondo e andiamo a casa di Espi. Ma porca di quella porca, sempre una con quello lì, sempre una. E ok, eccola giù la casetta di Espi, una casetta abbastanza modesta, il poverello è povero in canna, ma vabbè. Ok, vediamo di parcheggiare la ruota qui e dovremmo essere a posto. Ok, meno modesta del previsto, si è fatto veramente una casetta niente male con i soldi di YouTube. Aspetta che gli faccio credere che ci sia posta così dopo esce. Male trompi coglioni. Espi! Espi, dove sei? Pronto, Espi? No, vieni pure avanti. Ah, beh, entro, avanti, sicuro? Tranquillo. Sì. Ah, non ero mai arrivato a casa tua. Espi, credo che ti sia morto qualche animale da qualche parte. C'è una puzza incredibile qua dentro. Ma porca di quella porca. Espi, ma chiudi la porta. Sei tu con la puzza incredibile. Ma senti che fetore. Espi, ma cosa dici? Apro un attimo la finestra. C'è una puzza incredibile. Ma senti che fetore. Ma porca di quella porca. Hai finito? Ma cosa vai dicendo, Lona? Senti, ma caghiamo mano nella mano ogni sera e tu ti scandalizzi per questo. Da quando in qua? Ma non è vero! Cosa c'entro io? Sarà con la paperella qui che caghi mano nella mano, non schifoso. Foto. Oddio. Oddio, fatemi respirare. No, non ti preoccupare, ti aiuto io a respirare. No, Espi. Ti aiuto io a ansimare. Beh, non male come casetta, un po' piccolina, ma mi pare che abbia tutti i comfort. Dai, fammi fare il giro veloce e poi andiamo a cominciare al lavoro. Ok, allora questo è il soggiorno che utilizzo anche come officina. Sì, perché ogni tanto ci può stare. I bambini con i tricicli hanno tipo tutte le ruote spanate, quindi gliele devo riappanare. Tu sempre con i bambini, ma vabbè, lasciamo stare. Sì, intendo adulti bambini. Ah, ok. Da questa parte invece c'è il bagno e la camera da letto. L'ho visto, il bagno evitiamolo che è meglio. Beh, la camera da letto non è niente male, No, scusa, camera da letto, hai preso il letto singolo, ho il cova per due, sto cacchio, Espi. Comunque non venivo a dormire anche a sera matrimoniale, ma che cacchio dico pure io? Ma mi piace stringermi con te, Lone, scusa. Ma, Espi, cos'è laggiù? C'è qualcosa là fuori, Espi? Cos'è? Vabbè, credo di aver visto qualcosa. Quello è il pacco di cui ti ho parlato, mi serve una piccola mano, Lone. Oh, Espi, c'ho problemi di schiena, lo sai benissimo, porca di quella porca. Vabbè, se è roba leggera ti do una mano, dai. E questo cos'è? Oh, il bidone della spazzatura, no! C'è anche qualcosa di pericolo! Cristo santo! Ah, ecco dove sono finite le feci della settimana scorsa. No, Espi, esco da quest'altra parte. Ecco dove era finito non il raddoppio. Non toccare la paperella.
Non la tocco. Il mio tesoro, vai via. Non la tocco, non la tocco. Usciamo, usciamo. Via. Aspetta, usciamo da di qui, vediamo un po'. Si apre sta porta del garage? Ma è di quelle. È di quelle faglie moderne. Figo, mi piace sta casetta. Beh, dai, questa casa non è niente male. Allora, dov'è sto pacco, Espi? Dietro dei telon. Cosa Cristo è sta roba, Espi? Ma... l'ho trovata in un posto. Era sì? Casa di un tizio. Chi? Chi? Si chiamava più di qualcosa. Più di qualcosa, sì. Tu cazzo è grande, Espi gigantesca. Dove... Come l'hai portata fin qua? Ah, ecco, vedo la tua macchina che non se la passa con bene. Con l'auto? Sì, e però questa la chiami auto? Ho resistito troppo. Ah, Espi, direi che ti devi comprare un'auto nuova. Non è stata una grande idea. Era un'offerta, ok? Non è colpa mia, ma Strotto me la davi in omaggio. Espi, hai rubato il bottone di YouTube per chi sorpassa 1 milione di iscritti? Ah, sì? Volevo regalartela a te, Elon. Ma che... Sì, che bello, aspetta che ti regalo qualcosa di rubato. Così quando la pulla ti arriva a casa ti accusa di aver rubato il coso. Ma sei scemo, ma... Espi, ma porca di quella porca. Su, aiutami, come facciamo ora? Ah, allora, facciamo una bella cosa. Tu lo prendi da di là, io lo prendo da di qua. Secondo me ce la facciamo, eh. Ok. Beh, Espi, dammi un secondo che interrompo la ripresa e mando tutti alla prossima creazione. Ok, adesso passiamo a 2 creazioni volanti, anche se la prima non sembrerebbe, perché in realtà questa è una corvette, tanto overcraft quanto volante. Il design è qualcosa di futuristico, poi guardate il colore rosso è qualcosa di meraviglioso, e si guida che è uno spettacolo. Pure io questa volta potrei addirittura riuscire a non implatanarla, e togliamo quel cavolo di hashtag implatinet che ormai me lo trovo anche nei cessi pubblici, ma porca di quella porca. Grazie, Espi, a proposito. Non è colpa mia se vuoi dare il numero agli sconosciuti. Ehi, ok, ho avuto un'adolescenza alquanto turbolenta. Allora, ve la faccio vedere all'opera, signora Spigio, che purtroppo è con noi. Come potete vedere, già la posizione è da guida, è da macchina da corsa sportiva. Allora, col tasto 1 attiviamo il sollevamento leggero del veicolo. Col tasto 2 possiamo sollevarci molto di più o, all'occorrenza, abbassarci se abbiamo raggiunto quote eccessive. Per il resto la possiamo controllare anche degli spostamenti laterali, vedete, a destra e a sinistra. In modo tale che dovrei riuscire a evitare i platani stavolta, Espi, non faccio promesse, ok? Vediamola all'opera, Espi. Ok. Vediamo come se la cava in platinette questa volta. Ce la faccio, ce la faccio. Notare. Ho imparato, per Espi. Forza, hai scelto... Sei andato sempre dritto, non vale così. Aspetta. Ah, sì, allora... Prova le tue abilità. Guarda che atti che non ti faccio adesso, aspetta. Oh, mio Dio! Hai visto che roba? L'hai toccato, bastardo. Vabbè, ho toccato un rametto, lo stiamo a esagerare. Su, un rametto si può fare, non fa... Vai in mezzo alla foresta, Lon. Ok, aspetta. Aspetta. C'ho la paura. Non è in mezzo alla foresta, Lon. Ok, dai. Mi ho sbattuto un attimino. Guarda. Giusto un attimino, dai. Oh, che bello. Aspetta, Aspetta, attento. Io sull'albero. Ma porca di quella porca, è pericolosissimo. Aspetta che scengo a prenderti e dammi un secondo, così proviamo anche l'altra creazione. E arriva. Grazie, Lon. Non proprio sotto. Cacchio, ti ho quasi investito. Evito l'albero. Piano. Ce la faccio, promesso, sono un bambino grande ormai. Non mi fido, fuori. No, ma no, dai, che stavo atterrando bene per una volta. Ma che due maroni. Ecco qua, atterraggio perfetto. Wow, Espi. Cosa? Oddio. Ma porca di quella porca, Espi! La corvette l'avevo presa a noleggio. Espi, perché non ti faccio salire al posto del guidatore di solito? Indovina perché? Ma magari una DeLorean ha viaggiato nel tempo, la troverai fra qualche anno. No. I ceffoni ti viaggiano nel tempo adesso, ti tornano indietro subito se non ti levi dalle palle. No, per favore. Espi, corri. Dove è finita? No, questa la devi vedere. Abbiamo lanciato un veicolo a cazzo nel vuoto. Dimmi, no, questa Espi è da Oscar. Questa è da Oscar. Arrivo. No, questo è destino, Espi. È destino, l'hashtag in platinette non ci abbandonerà mai. Questo cazzo, dimmi te se non è destino. È bellissimo, sembra un nido. Ma come abbiamo fatto? Oh, ha lanciata a cazzo, Espi, lanciata a cazzo. No, è ripartita! È partita! Dai che si schianta là, forse la recupero, ok? Espi, non penso che ci arrivi. Ti do l'ascensorino, va a recuperare. Aiutami! Sali sopra, efficiente. No, montare sopra di me, no, c'è l'ascensorino. Ecco qua. Sistema i thruster. No, Espi, no, non dovevi toccare i thruster, devi solo premere il pulsante di spegnimento, Espi. Thruster dovrebbe sistemare. Guarda, sta calando.
Sta calando. Ok, ok. Ok, aspetta, l'isotivo dovremmo essere a po'. Espi, espi, oh porca, non ricorso lì, espi, non ricorso lì, a porca di quella, iper porca. Prendila, Lone, prendila. No, 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 sto partendo, sto partendo, espi, sto partendo. Ce la faccio, sono a bordo, non riesco, a porca. L'ho fermata, ok, l'ho fermata. Ce la faccio, ce l'ho fatta. Ah, ah, ok, a posto. Wow, espi, cosa hai fatto ai razzi? Che succede? Oh, ma porca di quelle... Au, iperporca! Ok, adesso passiamo a una creazione che ci farà porconare parecchio, perché è un elicottero di quelli... uno di quelli praticamente più piccoli al mondo. Il problema è che è un incubo da controllare. Infatti abbiamo il nostro pilota di fiducia, il buon signore Spijockey. Ha fatto testamento? Tre volte l'ho fatto. Bravo, bravo. È testamento, non Pippa, Espi. Stiamo parlando del testamento. Sì, faccio un sacco di rotografia, quindi... Ok, mi sembra giusto. Allora... è un po' un casino. Potete salire a bordo, ve lo faccio vedere molto rapidamente. Si attiva e si solleva in maniera abbastanza regolare e sensibile. Ora io, signore Spijockey, proveremo a fare una veloce gara. Però è un cavolo di incubo da controllare. Facciamo una gara, ok? Ok, ok, dove ci troviamo? Ok, ci troviamo là, andiamo là. Là dove? Via. No, Espi, là dove? Là! Espi, là dove? Porca di quella porca! Ti seguo, porco cane. Sicuro? Sì, dobbiamo andare sulla sinistra, a bordo. Ma porca di quella porca. Espi, è un incubo da controllare. A sinistra, a tribordo. Oh, ok. Ma Espi, ti stai inventando le coordinate? A ore 6? Platani. Espi, ho schivato tutti i platani. Ma come? Ma chi ti ha detto di andare in mezzo ai platani? Mi hai detto a sinistra, Espi. Espi, di nuovo i platani. Li ho mancati tutti. Espi. Ok, uno l'ho pigliato, però non era niente male come scena. Aiuto, Espi, mi si è sminchiata la creazione, mi sa che sta andando in direzioni strane, dove sei? Sono là, sono arrivato. Ma là dove? Ma porca! Oh, porco cane, sono sceso! Porco cane, sono sceso dall'elicottero, dammi un secondo! C'è qualche problema tecnico! No! Un consiglio per quando lo usate... non scendete all'improvviso. Sembra tipo le zanzare o le mosche quando sbattono su un vetro. Ok, è irrecuperabile, è andato, lo vedo nella distanza. Lo dichiariamo morto e disperso, come non detto. Espi, hai vinto tu e devo ancora capire dove sei. Yeah! Dai, raggiungimi qua, Lon. Qua dove? Qua, Lon, spicciati! Espi, vaffanculo, prossima creazione. E la prossima creazione è un roller coaster che funziona in maniera automatica. Sì, avete capito bene, noi non dobbiamo fare nulla, le varie macchinine si muoveranno da sole e mano a mano che torneranno qui, ripartiranno da sole. Quindi tutto quello che dovremo fare io e il buon signore Spijockey sarà salire a bordo. Tutti in mezzo ai binari, Lon! No. Aiuto! Come sei caduto in mezzo a binari, porca di quella porca? Esci da lì, cretino, che passano i veicoli. Anzi no, resta lì che passano i veicoli. Espi, ti faccio partire prima a te intanto. Scusate un attimo, faccio partire il coglione. Ed ecco che parte il signor Spijockey. Il bello di questa giostra è che qui c'è un meccanismo di sollevamento automatico. Quindi, quando vedete che il carrello del signore Spijockey arrivare, la giostra lo porterà su direttamente. Guardate, oddio, che figata. No, per favore, fammi scendere. Puoi scendere anche dall'alto, Espi, puoi scendere anche dall'alto. No. E una volta arrivato su, rilascerà il carrello che continuerà il suo giro. È troppo alto, Lone, aiutami. Guarda, dai, arrivo su anch'io, dammi un secondo. Ok, parto anch'io ed eccomi qua a bordo. No, Espi, ti ho visto saltare giù, è pericolosissimo. Aspetta che sono all'ascensore. Beh, fa un po' strano in effetti, però il genio che si è inventato una giostra automatica, veramente. E ora dovrebbe ripartire perché si attiva il sensore. Perfetto. Ok, come potete vedere, gestisce le curve in maniera praticamente perfetta. Adesso ci sono le discesine, io c'ho un po' di paura, ma dovrebbe andare, beh. Piana. Ok, va tutto bene. Aspetta, me la guardo da vicino. Wow, ok. C'ho un po' di paura, problemi con l'altezza. Dimmi che si apre questo, vero? Ok. Carino, sorpresa! No, Espi, che avanti da lì che ti investe, deficiente, levati, che ti fai malissimo. Mi fai salire il cavallo? Aiuto! Espi, fai parte della giostra adesso, levati! Un pochino! Espi, hai fatto partire tutte le giostre insieme? Ma che dici, Espi, sciocchino? È pericoloso far partire tutte le giostre insieme, mi raccomando, fai attenzione. Aspetta, ma che succede se l'ascensore non arriva in tempo? Ti aspetta l'ascensore? Sì, l'ascensore mi aspetta, l'abbiamo assunto ingegneri neozelandesi, pagati poco. E vedi, come puoi vedere, il carrello parte dopo e quell'altro si ferma qua. Tac. Ah, fantastica. Praticamente è un circuito automatico che in continuazione spara macchinette verso l'alto. E ok, e questo era il nostro roller coaster praticamente automatico. Veramente una figata assurda.
dà veramente una possibilità di espansione incredibile. Ma il signore Spigiochi a quanto pare sta cercando di morire malamente, quindi gli troviamo subito un'altra giostra. Espi, ho una giostra più sicura, dai che ti faccio andare sugli autoscontri, ma porca di quella porca. E ok, come seconda giostra, per la gioia di tutti i bambini, tra cui il bambino Spigiochi, abbiamo gli autoscontri, e realizzati in maniera molto carina. Ci sono ben due macchinine per i vostri bambini. Sei contento, Espi, che adesso ti portiamo alle giostre? Sono contento, è bellissimo, non vedo l'ora di salirci. Ah, guarda che carina, guarda che carina. Allora, Espi, che ne dici di... Espi? Lon, guarda, è bellissima! Dove sei? Espi? Ma... Lon, ok! Eri dietro di me un secondo fa, ma porca di quella porca, scusa. Ma che dici? Ma porca... Dai, vieni qua! Ok, fammi salire un attimino, abbi pazienza. Espi, no, no, che... Au! Ah, cacchio sul piede, ma sei scemo! Ma porca di quella... Si chiama l'autoscontri. Porca, Espi, au, au! No, aspetta che li rigo, poi mi denunziano, aspetta. Au, Espi, devo salire anch'io sull'autoscontro, non investi The Long Gamer. Ma porca di quella porca. Ok, io prendo la macchinina rossa, sei pronto? Oh mio Dio, è sensibilissima. E fa anche boink quando ti investo. No, no, maledetto, rompicoglioni. L'ho messo nell'angolo. Ok, no, oddio. Bloccato, bloccato alla grande. Ok. Dai, ti sfido, ti faccio il mega... Ah, ti arrivo da dietro, ti arrivo da dietro come piace a te, Espi. Oh, ecco qua. Ah, oh, grazie. Che caso stiamo dicendo? C'è stato il momento Wingardium Leviosa. Ah. Leviosa, ah. Vieni di qua, Lord. Vai, vai, vai. Sì, no, no. Spingo più io, spingo più io. Ok, no, 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 no. Bastardo, bastardo. Oh, ah, ah. Che smusata che hai tirato. Oh, aspetta. Guarda, Espi, puoi fare anche gli atti? Ui. No, mi devo vomitare. Ok, Espi, senti, andiamo a casa che... Espi, dove sei? Espi? Espi, cosa ci fai lassù? Non la controllo più, Lon, aiuto. No, no, Espi, Espi, Espi. Ma porca di quella porca. Espi, tutto bene? Mi sono fatto male, penso, Lon. No, ti faccio male io, porca di quella porca. Adesso ci... Mi stai spaccando tutte le costruzioni. Ma poi mi denunziano, Espi. Ok, ok, ascolta, Espi, siamo poco distanti da casa mia. 5 minuti resisti che, col taglio incredibile della vita. E c'ho il medic. Sono un po' survivalista, se tu non lo sapessi. Anzi, tanto che ci siamo, qualora tu non lo sapessi, casa mia è la prossima creazione. Ok, Espi, siamo così arrivati a casa. Certo che te avere un'auto più potente del triciclo, no, ma vabbè, andiamo avanti, su. Sì, sono diventato un po' survivalista. Potresti notare un attimino qualche norma di sicurezza forse eccessiva, ma vabbè, meglio andare sul sicuro. Pizzalon! Espi, madonna, sei arrivato con i miei gatti. Parcheggia lì il bolide. Non hai un garage? Vado a aprirti il garage, dammi un secondo, ma dimmi te. Ma questo non è un garage, Lon. No, no, questa è la porta di ca... Espi, Espi, porca di... Aiuto, quella porca... Aiuto, no, scusa, aiuto. Sì, ecco, bravo, Espi, bravo. Sì, ok, guarda, c'ho anche la chiusura di sicurezza in sta casa, si sa mai. Ti apro il garage, cretina, ma dimmi te. Ecco qua, qua c'è il garage, ma guarda che puoi lasciare anche fuori il triciclo, Arriva, Lon. Espi, Espi, ti impianti. Ecco, appunto, che craniata che hai tirato. È fatto per veicoli, non per il triciclo. Sì, ok, parcheggio perfetto. Espi, ti presento casa mia. Non far casini, non stuprare paperelle, non fare nulla, non respirare nemmeno che facciamo prima, Espi. Te la presento velocemente. Allora, questa è la zona... Sì, Espi, puoi respirare, stavi diventando tipo sul violaceo. Questa è la zona dove registro i Vaidei di solito. Qui c'è la mia poltroncina. Che dici? Questa è la zona televisione. No, ok, c'ho gli schermi grandi. Ok, ci puoi vedere anche la TV. Non lo so, non la guardo mai io la TV. Ma togliti, voglio guardarmi Barbara d'Urso ed Amici allo stesso tempo. Espi, au, ma che spingi, ma porca di quella porca, ma dimmi te, maleducato. Espi, non vuoi che ti presento Maria, casa? Sei tutti noi, Maria. Espi, ti volevo presentare casa, però io. Ah, scusa. Guarda, scusa, allora, scusa, al piano scusa, di sopra è molto carina come zona, c'è il mio cucinino. Non è grandissimo, ma c'è tutti i comfort del survivalista moderno. Qui abbiamo l'accesso alla parte superiore del tetto, con praticamente la piattaforma anche per i disabili, come puoi notare. Metti che devi fuggire dal tetto, atterri con l'elicottero sul tetto, è sempre bene avere l'accesso, no? Sai com'è? E se premo questo pulsante mentre sono sul tetto? Espi, dobbiamo tornare giù, ma porca di quella porca, ma... No, avevo chiuso la porta di casa, per fortuna che non avevo chiuso la porta del garage, perché è insfondabile quella porta. È a prova di titanosauro, non puoi capire tu. Da questa parte c'è la camera, quella che uso io normalmente, è un letto matrimoniale. Ho usato sempre un lato e basta, però solo quello. Qui è dove tengo tutte le mie verdurine, perché devi essere sempre autonomo. Si sa mai che vieni attaccato da qualche branco di gigantosauri. Sono cose che capitano da queste parti, si sa mai. Scusi, lei è vegetariano, che vedo soltanto vegetali da queste parti.
Espi, non sfottere e vai fuori da questa stanza. Ah, va bene, signor Ruminante. No, 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 non giudicare. Qui c'è l'accesso praticamente alla parte esterna. C'è il terrazzino. Non c'è nulla ancora. Ci si può mettere un po' di brandine. Espi! Ah, sono caduto! Eh sì, normalmente quando vai oltre il coso del terrazzino voli di sotto, Espi. Torna dentro, efficiente. Qua di sotto invece abbiamo il magazzinetto con un po' di cibo. Sì, ci sono le zucchine, Espi. Non rubarmi le zucchine, porca di... Espi! Zucchine! Porca di... Qui c'è la doccia, non ci sono papperelle, quindi non rompere i coglioni. Espi, il bagno, un po' di decenza quando lo usi, ti prego, sii magnanimo. Da quest'altra parte invece ci sono i letti per i comuni mortali come te. Abbiamo messo i letti quelli scrausi e scomodi. Sicuramente ti troverai molto molto comodo se devi dormire qui. Non c'è nemmeno una scaletta per salirci sopra. Espi, tu non hai capito, questa è una casa con un sacco di segreti. Cos'è questa cosa? Niente, niente, non fa assolutamente niente. Non cos'è fa assolutamente posto? Niente Espi, porca di quella porca. Espi, esci dai miei passaggi segreti. Espi, porca di quella. Oh mio Dio, è bellissimo qui dentro. Espi, esci dai miei passaggi segreti. Ti ho detto che non toccare i passaggi segreti. Espi, questa zona è segreta. Ci sono un sacco di pulsanti belli. No, Espi, è l'accesso praticamente a qualunque zona di casa. Non toccare, da qui posso accedere a qualunque parte. Oddio, cos'è questa cosa? È il salotto. Espi, di là si va in salotto. Oh, ma guarda, è tornato il signore Spigiocchi, non me lo sarei mai aspettato. Salve. Allora, in caso di invasione di rompicoglioni come nel tuo caso, c'ho praticamente la scorta segreta di carta igienica. Oh, così comodo. No, che è chiuso questo. Aria, aria. Ok, almeno ti altro sciacquone. E c'è il letto con la radiolina, giusto per sentire come vanno le invasioni di titanosauri, gigantosauri e stronzosauri come te. Allora, questo cunicolo mi permette anche di controllare chi c'è in casa. Come vedi, posso vedere le persone o i dinosauri che passano. Qui c'ho l'accesso alla parte esterna. Come puoi vedere, la grata si apre e posso scappare verso l'esterno della casa, se necessario. E va bene anche in caso arrivi la finanza, di solito. Da quest'altra parte, l'hai già visto tu. E aspetta che è un po' difficile salirci. Posso sbirciare fuori da questo spioncino, sbirciare chi può entrare e chi non può entrare. Questa parte ci riconduce sul tetto che abbiamo visitato prima, anzi il terrazzino per esattezza. Mentre quest'altra mi permette di accedere nuovamente al salotto e là tutto si richiude e nessuno sospetta niente. Sono un survivalista, provetto. No, lei è un pazzo. Lei è un pazzo. No, Espi, mi hai rotto le palle, adesso te ne vai a casa. Guarda, non hai un minimo di rispetto per la casa degli altri, ma porca di quella... Espi, la pula! Chiudi! Corri! Corri, Lord! Espi, ti ho detto di non far casino alle giostre! Chiudi tutto anche con i blocchi di emergenza! Espi, dobbiamo trovare un paese con una che non abbia l'estradizione! Ho un elicottero sul retro! Vedi che se il survivalista serve, porca di quella porca! Vai, Espi, vai, veloce, entra, veloce! Andiamo! Ok, in corridoio in fondo, veloce! Ok! È già aperto! Ah, l'avevi dimenticato aperto, Espi, ma porca di quella porca! Forse! Ok, dov'è l'elicottero? Ok, guarda che spettacolino. Dovrebbe essere questo, giusto? Guardalo il piccolino lui. Cioè, è armato di due testate nucleari, ma vabbè, non importa. L'ho preso a un'asta dei militari e compreso potrei intendere rubato, ma diciamo che l'ho comprato in maniera più o meno legale. Si controlla che è uno spettacolo, Espi, guardalo. Vedi? E qua ci sono i due missilozzi termobarici analgesici decongestionanti. Che succede se tolgo questi blocchi rossi? No, Espi, questi blocchi sono i blocchi di emergenza. Anzi, aspetta un attimo, sai che ti dico? La pula non voglio che si pigli la mia casa. La distruggiamo tanto che andiamo via. Cosa vuoi che sia una bella esplosione nucleare su un outro di un video, Espi, che fa sempre faigo, eh? Ecco qua, adesso abbiamo tolto i blocchi d'emergenza, dopo li sganciamo. Dammi un secondo che ti faccio salire. Sali, Espi. Okay. Andiamo! Pronto a partire? Yes! Okay, basta allora che accendiamo i motori. Lui si solleva un attimo, Espi, che non l'ho mai guidato in verità, cioè l'ho rubato, l'ho comprato. Piano, come non l'hai mai guidato? Com'è che l'hai rubato? Così si solleva. Ok, non è male. Aspetta che adesso vado sopra la casa. Ok, Espi, pronti a sganciare le bombe. E bombe pronti. Sganciate. Ciao, addio. Bye. Ok, Espi, hai qualche paese senza estradizione preferito tu? Paperopoli? Non è un paese reale, Espi. Te l'ho detto mille volte, non è un paese reale. È un paese della tua fantasia. Ma io voglio andare a Paperopoli. Vabbè, dai. Io direi che anche per questo video di Scrap Meccanica è tutto. Lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. E noi ci vedremo in un prossimo episodio. Dateci solo il tempo di raggiungere un paese estero. Tutto qua. Paperopoli. Non è Paperopoli, Espi. Ciao.